spettacolo nasce da una necessità di portare in scena delle figure maschili che non fossero quelle classiche a cui siamo abituati, quelle delle riviste patinate o dei macho o degli sportivi, insomma, di grande fama. Invece un maschio molto più intimo, con i suoi difetti, con le sue ansie, con le sue angosce, con le sue paure. Emerge il sentimento dell'amore e non solo. Il contrario dell'amore è l'indifferenza. E allora secondo me questo spettacolo si basa sul senso del possesso, ovviamente che l'amore si porta dietro, ma anche di un distacco, di una indifferenza e molto spesso della donna nei confronti dell'uomo in questo spettacolo, ovviamente perché è interpretato da un uomo. Probabilmente una donna avrebbe sottolineato altre sfumature e altri aspetti. Maschere o visi? Ma direi, per utilizzare ancora un altro sinonimo, dei volti. Dei volti che ovviamente indossano delle maschere, no? Parlando pirandellianamente. Quindi in questo spettacolo ho provato a non farli fingere questi volti. Nella sua vita come vive il sentimento dell'amore? È come se noi fossimo su una specie di montagna russa, dove si ama, si odia, ci si incontra, ci si distacca, si fa l'amore, si litiga, e quindi bisogna accettare questi aspetti, questo caleidoscopio. Qual è l'equilibrio tra uomo e donna? È una corda che lega, è una corda che diventa anche cordone ombelicale. Noi partiamo da quel presupposto e quindi in qualche modo questo inserire la corda nello spettacolo e nella vita di un adulto è un riportarlo a quel cordone ombelicale al quale c'era legata la madre, e viceversa, è un rapporto bionivoco, insomma. Quindi in questo caso l'uomo molto spesso questo cordone o questa corda riesce difficilmente a spezzarla. Tanto è vero, si dice sempre che un uomo da solo vive molto peggio rispetto a una donna da sola.